It said he spent a year or two in Amsterdam. And when I remember traveling in Amsterdam, there was these haircuts that looked very, you know. Yeah. But they were, you know, funny, and they were, those people who were wearing them thought it looked cool, you know? So I thought, maybe my character should have long hair. And at first, Quentin said, no, it's, I said, would you test it? And he said, I'll test it. So I get these extensions, I put them in, and in the screen test, I'm working the hair. I'm like working the hair. You know, I said, I'd like to wear an earring too. And he said, all right. So I put the earring in, put the hair on, and I did all these kind of talking to the camera kind of things. And he came back to me and he said, you know what? I agree. It's a good idea. Let's do it. Secondo il personaggio che ho dovuto interpretare è veramente un personaggio particolare, veramente unico, e nella sceneggiatura si diceva che era trascorso un paio d'anni ad Amsterdam, e io mi ricordo che quando sono stato ad Amsterdam avevo visto tutte queste persone con tutti questi tipo capelloni, questi capelli lunghi un po' così, e quindi gli ho suggerito l'idea di avere come personaggio i capelli lunghi. Lui all'inizio non era assolutamente d'accordo, gli ho detto ci vogliamo provare? Facciamo la prova? E lui mi ha risposto sì. Allora mi sono fatto mettere tutte queste extension, poi sono andata a fare il provino per la macchina da presa e ho cominciato ad agitare la testa facendo muovere questi capelli lunghi, e poi gli ho detto sai che mi piacerebbe anche mettermi un orecchino. Lui ha detto vabbè mettitelo, prova. Mi sono messo l'orecchino e continuavo a parlare davanti alla macchina da presa agitando la testa e agitando i capelli. Alla fine lui mi ha detto sai che c'è, funziona, sono d'accordo, e quindi alla fine mi ha fatto usare i capelli lunghi e l'orecchino. Non c'è dubbio che Tarantino sia un grande regista con uno stile personalissimo e con una grande idea della composizione formale, visiva delle immagini, ma anche un grande dialoghista, e ne abbiamo visto un'idea subito in questo scambio famosissimo sul Burger King e il Big Whopper. Mi chiedo di questi dialoghi se ce ne sia qualcuno improvvisato, ed è improvvisato da te, o è tutto scritto da te? A little tiny bit of improvisation. When I shoot Marvin in the car, it seemed too grotesque for me to not do something to balance it. So I just changed a couple of things, which was I shot Marvin in the face as though it would heal in a minute. You know, and the line was different. And I just felt it as I thought I have to balance this with something. So if you're in character, you think in character. And I thought, what could I say that just made light of the whole situation, made it like nothing happened, like, you know, there was nothing. I just blew his head off, but it was okay, you know. So that part I improvised because I felt it was a good balance to the dramatity, the intensity of that. Idea, you know, so it's a yin yang thing. Ma qualche piccola cosa, qualche piccola improvvisazione, per esempio quando sparo a Marvin in macchina, pensavo che fosse un po' troppo grottesco, e quindi ho cercato di trovare qualcosa che potesse un pochino riequilibrare, controbilanciare fondamentalmente la crudezza di quello che stavo facendo, e quindi ho modificato, ho cambiato un po' le battute, e anche perché quando sei nel personaggio cerchi di pensare come il personaggio, e quindi come personaggio ho detto cosa potrei dire, cosa potrei dire, cosa potrei fare che in un certo senso riequilibri questa cosa brutale che sto facendo, rendendola un attimo più leggera, perché gli ho sparato e quindi gli sparo, mi comporto come se in realtà gli ho fatto saltare la testa, ma come se niente fosse successo, e come in realtà dopo avergli sparato lui potesse riprendersi con grande facilità. Quindi diciamo un po' yin e yang, ho lavorato un po' su questo. E ora...